Magnifico rettore Fabio Fortuna, si apre un nuovo anno accademico e si apre come da tradizione con la sua relazione che oggi ha toccato subito dei temi molto importanti dell'economia. Lei naturalmente ne capisce più di tutti forse qui all'Unicusano. Insomma, qual è il suo giudizio sulla situazione economica italiana di questo momento? Ma è una situazione difficile per alcuni aspetti, però come ho detto durante la relazione non siamo più l'ultima ruota del carro in Europa e stiamo migliorando nei dati macroeconomici, quindi non è una situazione disastrosa. Come ricordavo, tutti la davano in recessione per il 2023, ma così non è stato. Ero uno dei pochi che diceva che l'Italia non sarebbe entrata in recessione, grazie a Dio così è avvenuto. Ecco, lei ha definito la manovra mai semplice, la manovra economica per un governo, è anche un po' il biglietto da visita del governo. Com'è questa manovra economica secondo lei? Perché soprattutto le parti sociali non sono molto felici, specie per quanto riguarda la parte delle pensioni, che è il tasto più dolente. È una manovra prudente, che altro non si poteva fare perché più di 15,7 miliardi di ulteriore deficit non si potevano concepire. Si è cercato di fare quello che si poteva, è difficile, è stata una manovra difficile. Poi si era detto che nelle aule parlamentari avrebbe avuto un iter più semplice, più veloce. In realtà non è così, perché sono venuti fuori degli emendamenti importanti su temi tipo quello delle pensioni, che riguarda molti soggetti e sul quale quindi bisognava effettuare degli interventi. Vedremo poi che interventi sono stati fatti per investire, tante risorse non ci sono, ma ci sono quelle del PNRR. Lei ha lodato l'atteggiamento della BCE e un ex governatore della BCE è stato indicato da Macron come possibile nuovo presidente della Commissione europea. Come vedrebbe Mario Draghi in questo ruolo? Allora, vedrei molto bene, da italiano, credo che sia la persona più autorevole tra i nostri concittadini. Oltretutto, alla guida della BCE ha sempre dimostrato freddezza, prudenza, saggezza. Sono doti non comuni in un contesto così difficile. Io lo vedrei molto bene e speriamo che la nostra politica possa rientrare in quell'ordine di idee, perché un commissario ci spetterà. Certamente, se dovesse essere scelto Draghi come commissario, ha ottime possibilità di diventare il presidente. Quindi bisognerà vedere il risultato delle elezioni, ma Draghi, insomma, chi può discuterlo tra noi italiani? Parlando del nuovo anno accademico dell'Unicusano, cosa ci dobbiamo aspettare e quali sono soprattutto le novità che offrirà l'università? Ci dobbiamo aspettare la grande attenzione allo studente, che è un tema che io ho a cuore più di ogni altro. Ci dobbiamo aspettare un ulteriore potenziamento delle attività di ricerca, che comunque ci hanno dato delle soddisfazioni veramente notevoli, e anche un'attenzione a ciò che avviene all'esterno. Bisogna recepire tutti gli stimoli per poi applicarli, per poi fare ricerca, e quindi migliorare le condizioni di vita, le condizioni di esistenza dell'essere umano dipende molto dalle università, e noi cerchiamo di fare il possibile, soprattutto nei campi più importanti della ricerca, per dare il nostro contributo. Il ministro Valditara ha indicato un documento l'educazione sentimentale nelle scuole. Ieri ho intervistato il sottosegretario Sgarbi, che ha detto: secondo me non serve tanto l'educazione sentimentale, serve l'educazione alla bellezza e all'arte. Lei cosa ne pensa? Crede che sarebbe utile anche introdurre qui all'Unicusano una educazione sentimentale? Insomma, io credo che alcuni compiti sono fondamentalmente assegnati per natura alla famiglia. E non credo a un trasferimento pieno delle competenze e delle funzioni alla scuola e all'università. La scuola e l'università devono recitare un ruolo di complementarità rispetto alla famiglia, ma l'educazione sentimentale onestamente mi sembra più un tema in cui i ragazzi devono ascoltare un po' la famiglia, avere un dialogo costruttivo, magari scontrarsi. Sull'educazione all'arte e alla bellezza invece credo che la scuola e l'università possano agire in modo determinante.